sotterravano lo stupefacente nei terreni adiacenti a vecchi casolari dismessi dell'entroterra e poi lo recuperavano in base alle richieste dei clienti. Due albanesi di 35 e 37 anni, residenti a Borgo Massano, sono finiti in manette per spaccio di droga. Ieri mattina i carabinieri di Pesaro, coadiuvati dai militari delle tre compagnie del comando provinciale e da quelli del nucleo cinofili delle Marche, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Urbino su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini. Il provvedimento restrittivo è stato emesso per i due uomini risultati attivi nel traffico di stupefacenti, cocaina in particolare, in tutto l'entroterra della provincia pesarese. Dall'esito delle indagini si ritiene che la coppia di stranieri, in occasione dei viaggi volti a rifornirsi di stupefacente, era solita organizzare un vero e proprio servizio di staffetta e bonifica con più autovetture, finalizzata ad eludere eventuali controlli, in particolare nelle vicinanze di caselli autostradali. Inoltre, per massimizzare la resa economica, avrebbero tagliato lo stupefacente con della creatina, un integratore alimentare in polvere bianca utilizzato negli allenamenti, in particolare di fitness, pratica nella quale uno dei due era appassionato. Le forze dell'ordine ipotizzano anche una fitta rete di persone tra consumatori e piccoli pusher. Infatti, i militari hanno dato esecuzione a 6 decreti di perquisizione personale e domiciliare eseguite sul territorio della provincia a carico di altrettanti cittadini. In un caso sono stati rinvenuti anche alcuni grammi di marijuana. Intanto i due albanesi sono detenuti nel carcere di Villa Fastigi.